Sì, aspetta amore, adesso papà ci fa scena. Mia sorella c'ha 4 minori e la stanno buttando fuori. Mio fratello c'ha altri 4 minori, 5 minori, la stanno buttando fuori. E uno ce l'ha di un anno, c'ha pochi mesi che è nato. E lo stanno buttando fuori. Quante case stanno sgomberando oggi? 4 appartamenti. Vi hanno offerto una comunità, un alloggio di sostegno? Niente, non ci hanno offerto niente. Ci stanno solo buttando in mezzo alla strada e basta. Questo è mio padre, da quando la prima volta che ci hanno buttato fuori. Siamo andati a abitare in un orto per 8 mesi. Abbiamo chiesto aiuto alla CISL, adesso non mi viene la parola, al sindacati, cose, tutti che ci hanno, non dico che ci hanno promesso, ma ci hanno dato una speranza di una casa dove potremmo pagare. Come vedete qua ci sono le foto, questo è l'orto, questo è mio padre, questo è mio fratello, questo è l'altro mio fratello. Siamo stati in orto con noi, bambini, due famiglie, tutte le famiglie che stanno facendo gli sfratti, a mia sorella, a mio fratello, a mio padre, siamo stati tutti in un orto, esattamente in questo orto qua. Questo è mio padre, questa è mia mamma, questo è l'orto mio fratello, con tutti i bambini. Avete mai provato a prendere una casa in affitto, a fare un mutuo? No, più possibilmente non abbiamo avuto questa possibilità di avere una casa in affitto. Abbiamo cercato di trovare una casa in affitto, però i prezzi sono troppo alti e con il reddito che abbiamo noi non ce la facciamo a pagare una casa in affitto. E così siamo andati ad abitare in una capanna. Qui vi faccio vedere proprio, sì, questo è il gazebo per ripararci quando in casa dovrebbe... Questo era per la nostra luce, il generatore della luce, per avere la luce. Usavamo il generatore. Eravamo proprio in mezzo all'erba, come vedi, se si vede bene. Eravamo proprio in mezzo all'erba, un campo. Non vi è stato mai dato un aiuto dall'ALER, no. Dal comune? Non da c'è nessuno. Mai stato dato un aiuto da nessuno dall'ALER. Una volta mio padre ha portato pure i poliziotti dentro per fare vedere come eravamo noi. Questo poliziotto ha fatto le foto della capanna, di quella e di quell'altro. Ha detto che ci dava risposte e ci faceva sapere qualcosa, però niente. Avete avuto una casa col mutuo? Sì. Ma tanti anni fa, però purtroppo sempre per l'economia che per il posto di lavoro, mutui troppo alti, non siamo riusciti a pagare il mutuo. E vi hanno sfrattato. Abbiamo provato a fare 1000 domande di emergenza, quelle e quell'altro, viate, e ancora siamo in attesa di risposta da un tot di anni.